Buongiorno ragazze, bentornate in questo nuovissimo video. Come state? Allora, quello che vedrete oggi è un po' la mia routine veloce della pulizia della casa quando i bimbi stanno poco bene. Chi mi segue sa che stiamo passando delle giornate un po' così, avendo avuto i bambini con la scarlattina, 2 su 3, e sia io che mia suocera sotto antibiotico. Mancherebbe solo il piccolo Liam, l'altro gemellino, e quindi insomma ragazze, sono state giornate un po' dure. Quella mattina diciamo che ero sola perché Maria era stata male la notte, quindi si è alzata più tardi rispetto al solito, all'incirca dopo le 10, e quindi ho cercato un po' di fare bene o male tutte le mie cosine, le mie pulizie alla mattina. Quindi mi sono alzata intorno alle 7:20, ho iniziato con la solita pulizia, insomma, di bagno, riassetto generale del soggiorno con divano, coperte, cuscine, pulizia un po' del mobile del soggiorno, del televisore che ricordo sempre pieno di manine, chi ha bimbi può capirmi. E ho poi proseguito preparando un bel dolce, uno di quelli che mi viene meglio, ovvero quella torta e muffin con le gocce di cioccolato. Quindi vedrete un po' quella che è la mia preparazione della mattina. Ho proseguito preparando un bel brodo di pollo per tutti, anche per i gemelli, con la pastina per il pranzo. E per cena mi sono portata avanti preparando il pollo con le patate. Quindi si può dire che per noi quel giorno è stata un po' la giornata del pollo, ma insomma il pollo secondo me è uno di quegli alimenti che fa proprio bene, che è bello mangiare bello caldo, soprattutto nel brodino, quando appunto si sta un po' così. Tra l'altro quella mattina, strano ma vero, i gemelli avevano dormito fino oltre alle 8:20 e credetemi che forse sarà successo 3 volte in un anno e mezzo, che è l'età che hanno quasi. E quindi ho approfittato proprio per mettermi sotto, pulire, sistemare, insomma avvantaggiarmi un po'. Ho ovviamente anche messo su lavatrice, asciugatrice, ho cercato comunque di riassettare per bene anche la cucina, pulendo anche il piano cottura, di modo che poi la sera non avessi anche il piano cottura da pulire, perché tanto cucinando il pollo con le patate al forno il gas non l'avrei usato, se non ovviamente per scaldare la pappa dei gemelli. Quindi ragazze, questo video vuole un po', diciamo, motivarvi e motivare anche me per prima, per quelle giornate in cui comunque un minimo in casa dobbiamo fare, ovviamente dando sempre precedenza ai nostri bimbi, a noi stesse se stiamo poco bene, senza stancarci troppo, avere diciamo troppa ansia, assolutamente no. Diciamo che comunque un minimo, se possiamo farlo, lo facciamo, altrimenti si rimanda quello assolutamente. Quindi vi vuole un po', ecco, motivare, perché io sono la prima che mi motivo cercando di motivare voi nel fare quelle cose comunque diciamo necessarie, quindi magari aspirare il pavimento, preparare la cena con anticipo se c'è possibile, un buon pranzetto per tirarci un po' su, in questo caso ho fatto anche un bel dolce per tirarmi un po' in su anch'io dopo comunque queste giornate che ancora vi dico non sono finite. E insomma, per poi anche dedicarci con tutta tranquillità ai nostri bimbi, avendo fatto diciamo un po' di cose per farci sentire comunque più tranquille e serene. Quindi insomma, spero veramente che vi dia motivazione, la stessa che ho io, e vi lascio alle clip successive. Ci vediamo poi per i saluti tra diciamo qualche minuto. Vi lascio un po' di buona musica e ci vediamo più là. Un bacio, un abbraccio, e grazie a tutte voi che ci seguite con affetto. Thank you.
Bentornati in un nuovo video. Finalmente riesco a sedermi un attimo. Allora oggi è martedì 22, sono le 11:15, mi sono appena seduta con i gemelli, qui non è ancora finita, ma stanotte è stata male anche Maria, infatti si è alzata alle 10 con giramenti, tutta la notte insomma, senso del rimettere. Adesso sono andata a prenderle l'antibiotico, perché purtroppo è quello che stanno passando i bambini. Per il momento Liam non ha nulla, ma me lo aspetto che passeremo il quarto weekend di febbre. E insomma, stamattina ho cercato di fare un po' l'essenziale, perché comunque i bambini hanno dormito più del solito, quindi io sono riuscita meno male a fare un po' di cose. Ho preparato anche brodo di pollo, ho preparato la cena per stasera, le pappe per domani, ho pulito, sistemato, insomma, in modo che pomeriggio, se purtroppo dovessero star peggio altro, perlomeno io ho fatto, diciamo, bene o male tutto, ecco. Quindi la cena basta accendere il forno e ci siamo, tipo i cookie. Speriamo di uscirne presto, non se ne può più. Ciao Nathan e Liam, speriamo veramente di uscirne presto, perché è un periodaccio, un continuo di influenza. È tosta la scarlattina, veramente. Alex l'aveva avuta a 4 anni, quindi 2018 era circa, e ora di nuovo Nathan, e aspetto Liam, e niente, cerchiamo di tenere duro. Adesso giochiamo un po' qui a terra. Alex è giù che gioca, in più ho anche problema col termostato della caldaia, quindi i termosifoni non si accendono. E domani, per fortuna, dopo veramente un'estenuante ricerca su internet, sono riuscita a trovare un'anima pia che viene a farmi il controllo della caldaia, in modo da sistemare questo benedetto termostato e poter utilizzare finalmente il riscaldamento, perché inizia ad essercene bisogno. Siamo al 22 di novembre e nulla, ragazze, che dirvi, a parte un'enorme stanchezza, un'enorme stufezza, perché qua c'è sempre qualcuno che sta male, se non tutti allegramente insieme. Guardate cosa fa, gli ama Cookie, gli mette il vestitino, santo Cookie. Che giornatine, ragazzi. Cambio bimbo, abbiamo Natanino qui. Natanino che è ancora tutto rosso, poverino. Lui che ha la pelle chiarissima, è tutto rosso qui. Qui è passato, devo dire, per fortuna. Però sotto al collo, sul visetto, intorno qui, vedete, alla bocca. Niente, purtroppo fino al 29 siamo sotto antibiotico, il Demalex. Adesso valutiamo se farlo tornare a scuola, perché comunque sta bene, ma la maestra, appunto, come vi dicevo ieri, mi ha detto che c'è veramente la classe più che dimezzata. E quindi ha detto, per non rischiare, comunque essendo già debole di difese, di farlo tornare per poi che si riprenda altro, anche se comunque andrebbe coperto dall'antibiotico, quindi non lo so, ragazzi, veramente. Spero veramente di uscirne presto da sta situazione. Io mi aspetto che verso fine settimana, se non prima, parta Liam. Infatti sono già in contatto con la dottoressa per avere immediatamente poi la ricetta dell'antibiotico e non dover aspettare. E niente, adesso giochiamo e tra poco scaldo il brodo, un bel brodo di pollo anche per i gemelli. Devo solo aggiungere la pastina, quindi oggi è proprio giornata del pollo. Qui a casa nostra è la giornata del pollo, perché pollo, brodo di pollo a pranzo e sovraccosce con patate, con limone, perché voglio provare, non ho mai provato, ma ho visto una ricetta molto molto carina. Intanto Cookie continua a darmi i bacini e vediamo, insomma. E nulla, ragazze, adesso gioco ancora un po' e ci rivediamo tra un po', a dopo.
praticamente finito. Sono in soggiorno, si sta asciugando a terra. Penso che ora mi farò anche un caffè. I gemelli sono quasi addormentati. Sta dando un'occhiata a Maria. E speriamo che si riprenda quanto prima. Adesso avrà lei l'antibiotico per 5 giorni, 3 volte al giorno. Infatti mi sono fatto un biglietto sul frigo perché altrimenti mi confondo. E nulla. Spero insomma che questa giornatina così casalinga vi abbia tenuto compagnia quanto lo ha fatto a me, perché comunque registrare mi fa svagare molto la mente e la testa. E niente ragazze, vi terrò aggiornate, vi ringrazio perché ho già ricevuto veramente tanti messaggi sia su Instagram che su YouTube, un po' sulla situazione del momento, ecco. E niente, vi mando un grande bacio e ci vediamo nel prossimo video.